amici di Realtin TV, abbiamo il piacere di ospitare questa sera Candida Livatino, che buonasera, che è una giornalista, una grafologa, e è qui per presentarci un suo libro che è più una sorta di manuale sulla scrittura praticamente. Si chiama Dagli scarabocchi alla firma, la grafologia rivela chi sei. Edito da Ugo Murci Editore, e saluto anche la nostra Queen, la nostra Giusy. Ciao Giusy. Buonasera direttore, buonasera Candida, benvenuta, buonasera. Un grandissimo piacere averti con noi, siamo davvero molto contenti. Allora Candida, giornalista, perito grafologo, esperta, fai parte anche dell'Associazione Grafologica Italiana, AGI. Collabori con testate giornalistiche del gruppo Mediaset, anche con programmi, faccio qualche nome, Forum, Le Iene, Quarto Grado, Mattino 5, insomma sei veramente un'esperta, hai anche vinto dei premi. 2013 premio Barocco, 2019 premio internazionale Bronzi di Riace. Insomma davvero complimenti. Grazie. Oggi siamo qui per presentare il tuo quarto libro, che faccio subito vedere, Dagli scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei, editore Murcia. Allora, ancora una volta parliamo di grafologia, però con degli elementi nuovi, perché ci sono e adesso ne parleremo insieme. Però prima mi piacerebbe chiederti, cos'è la grafologia? E so che questa tua passione, che poi è diventata un lavoro, è nata per un motivo abbastanza anche curioso, diciamo. Verissimo, verissimo Giusy. Comunque iniziamo col dire cos'è la grafologia. La grafologia è la scienza che ci aiuta a conoscere attraverso un semplice scritto il carattere, la personalità e la sfera affettiva di chi scrive. Non è una disciplina esoterica, perché la scrittura è unica ed irripetibile. La tua scrittura ce l'hai solo tu, Giusy. Magari assomiglia a una tua amica e dice, ma sai che sembra la stessa scrittura? Assolutamente no. Perché tu hai vissuto il tuo vissuto e la tua amica ne ha vissuto un'altra. Quindi come un'impronta digitale, come il DNA, unica ed irripetibile. Per quanto riguarda come mi sono avvicinata alla grafologia, grazie della domanda, perché ci tengo veramente. Grazie a te. Perché è una cosa insomma che fa parte del mio cuoricino, come dico io, mi piace sempre raccontarla anche nelle varie presentazioni. È nato perché Matteo, mio figlio, che adesso è grande, scriveva malissimo. Di solito quando vediamo una brutta scrittura diciamo, mamma mia, sembra arabo, no? A modo di dire. Quindi ho portato Matteo da questa grafologa e lì mi si è aperto un mondo meraviglioso, perché io volevo fare la psicologa, ho studiato anche psicologia ma non sono psicologa, ho detto quello sarà il mio futuro. Ma tornando a mio figlio Matteo, qual era il suo problema? Il suo problema era che la mano rincorreva la velocità del pensiero, il pensiero era andato oltre e lui rincorreva, quindi faceva fatica a scrivere bene. Adesso Matteo, ironia della sorte, scrive in arabo meglio che in italiano, è stato corrispondente del TGCOM quando era al Cairo, e quindi lui mi dice, vedi mamma, come da una negatività può nascere una positività, se avessi scritto bene non avessi scoperto questo mondo meraviglioso. Quindi cosa ho fatto, Giusy? Mi sono rimessa in discussione, più giovanissima, sono tornata ai banchi di scuola e ho fatto ben 5 anni, perché 3 è solo grafologia, poi ci sono le varie specializzazioni che ovviamente io le ho fatte tutte. Davo la sera perché ero innamoratissima e sono innamorata, che per me è una passione, ho fatto per le perizie del tribunale, per l'indirizzo scolastico dopo la terza media, per le risorse umane, perché attraverso la scrittura puoi indirizzare il candidato a un lavoro che lo soddisfa di più, e poi per appunto per il profilo di personalità, e quindi vedete come spazi e varianti, e anche i disegni, perché anche i disegni dei bambini esprimono il loro mondo interiore. Ecco, assolutamente sì, intanto bellissimo quello che racconti, complimenti a tuo figlio anche per la sua carriera peraltro. E poi è bella questa passione che viene fuori, perché si vede che è proprio che tu ne parli con amore ed è la prima cosa che poi è, come dire, importante per riuscire bene a dare veramente tantissimo in un lavoro. Ecco, ma com'è, diciamo, il tuo lavoro, l'approccio quando si fa questo lavoro? Perché anche emotivamente deve essere un qualcosa di forte, tu entri proprio in un mondo, dentro la psiche comunque in un certo senso di una persona, perché dal modo in cui scrive tu capisci determinati stati d'animo, determinate sensazioni, anche problematiche, perché tu hai detto io ho lavorato anche legata appunto a casi tribunale, cronaca, ne parleremo,
nel libro ci sono queste cose. Com'è proprio il primo approccio e emotivamente cosa succede anche in te? Guarda, bravissima, anche queste sono domande. Beh, devo dire che già guardando una scrittura provo un'emozione fortissima e poi vado a verificare se quell'emozione corrisponde a realtà. E quindi io devo isolarmi qui nel mio studio, non ci deve essere nessuno, perché io piano piano entro nell'anima delle persone. E se la persona in quel momento lì che scrive sta soffrendo, io soffro insieme a lei. Se è felice, provo la stessa emozione. Ci vuole intuito e sensibilità. Tant'è vero che il primo anno di scuola eravamo in 28, il quinto anno siamo rimasti in 12, perché devi mettere del tuo. Sì, c'è la parte tecnica, distanza tra parole, tra le righe, però devi mettere quello che è dentro di te. Giussi, chi mi scrive sulle varie testate giornalistiche, non è che io li vedo fisicamente, però io come se li vedessi, perché provo un'emozione, ma è fortissima, credimi, ma mi rende forte, ma poi mi viene anche il mal di testa, perché entro proprio completamente nell'anima della persona che ha scritto. E mi piace aggiungere questa frase che è di padre Girolamo Moretti, che dice, che è il padre della grafologia scientifica, che dice, sentite com'è bello, la mano traccia il gesto, ma è l'anima che esprime la forma. Ed è una frase bellissima. Ed è perché poi hai scelto anche di metterla appunto, ci tenevo appunto perché ed è fortissima come frase, ma rende perfettamente l'idea, infatti, di quello che tu stai dicendo, ed è proprio così. Ecco, quindi Candida, un manuale, abbiamo detto all'inizio intervista, chiaramente per far avvicinare anche i non esperti come te, quelli che non hanno chiaramente gli strumenti e lo studio alle spalle che hai tu, però comunque ad avvicinarsi a questo mondo, a capire, diciamo, le cose un po' più chiare, più semplici, quelle proprio di primo livello. Qual è, diciamo, quali sono i primi segni, le cose un po' classiche, non so, si parla proprio del modo, perché è tutto un mondo, quindi quanto premi la penna, quanto non la premi, se scrivi da destra più verso sinistra e viceversa, ecco, qualche cosa proprio così iniziale per capire la scrittura. Certo, infatti questo mio manuale non è che leggendo diventi grafologa, perché ci sono i manuali di grafologia, ma se tu li compri leggi il meccanismo di difesa dell'io ipertrofico. Quindi ho detto, ma perché non facciamo capire quanto sia importante scrivere a mano, perché purtroppo i ragazzi d'oggi non sono più capaci. E quindi sono scritti in maniera molto semplice e infatti il mio editore dice che il mio punto di forza è quello. E poi a proposito vorrei dire che questo libro l'ho fatto nel periodo di lockdown, perché io sono un'iperattiva, devo sempre fare qualcosa, e l'ho fatto in quel periodo lì, quindi ho detto devo fare qualcosa, ho fatto questo libro e è scritto in maniera molto semplice. Posso fare degli esempi, e il foglio rappresenta l'ambiente, quindi quando noi iniziamo a scrivere cosa facciamo? Da sinistra andiamo verso la parte destra, la parte sinistra del foglio rappresenta il passato, la parte destra il futuro. Se tu Giussi ti stacchi dal margine sinistro che rappresenta il passato, vuol dire che tu ti stacchi da un passato che non è stato molto soddisfacente, andando verso il lato destro del foglio appunto che rappresenta il futuro. La curva, una persona che socializza, non a caso quando noi eravamo bambini, quando io ero bambina, tu sei giovanissima, io lo facevo ancora il giro tondo, si prendeva per mano e iniziava la socializzazione, ed è la curva, l'angolosità, questo movimento di accelerazione, arresto, accelerazione, arresto, vuol dire una persona grintosa, chi preme molto sul foglio vuol dire che ha tanta grinta e determinazione. La prima cosa che io faccio, anche quando faccio le perizie, è girare il foglio, passare la mano, se ha calcato molto vuol dire che sopporta bene lo stress ed è importante per la selezione personale, per le risorse umane, quindi la persona che devono assumere, ha detto guarda, sopporta bene lo stress, va bene, può fare anche gli straordinari, tanto per fare degli esempi così, per far capire. Ci sono vari segni appunto, la curva, l'angolosità, e poi c'è lo stato d'animo. Spesso mi dicono, ma sai che io cambio spesso scrittura? A volte non sembra neanche la mia. Tu pensi che non sia la tua, ma io mi accorgo che sei sempre tu. Ma magari, specialmente in questo periodo, chi viene da me, Giussi, e stiamo attraversando un periodo veramente terribile della nostra vita. Grande stress, anche psicologico, cioè parliamo sempre a livello psicologico. Quindi cosa fa la persona? Va verso la parte bassa del foglio, si lascia andare, non preme sul foglio, e quindi vuol dire che sta attraversando un periodo della sua vita non molto soddisfacente. Posso farti un esempio così un po'
carino, diciamo così, è venuta da me tempo fa una ragazza che era disperata. Dopo 10 anni di convivenza, il fidanzato si è innamorato di un'altra, può succedere, e l'ha lasciata. Cos'è successo? Che la scrittura andava verso il basso, si lasciava andare, non premeva sul foglio, si è anche rimpicciolita, quindi si stava chiudendo in se stessa, è andata via molto triste, disperata, è tornata da me dopo un po' di tempo, ha detto: guarda, mi piacerebbe se lei potesse rifarmi la scrittura. Ovviamente i segni cardine permangono, attenzione, ma lo stato d'animo si vede. Quindi è successo che la scrittura andava verso il basso, premeva sul foglio, semplicemente aveva trovato un altro amore. Quindi, giusto per farvi capire come, insomma, come può cambiare, ma la scrittura è sempre la tua. È lo stato d'animo del momento. Diciamo che le colonne, i fondamenti, diciamo così, rimangono, però lo stato d'animo va un po' a fare delle modifiche in base a quello che stai vivendo, ecco. Esattamente. Però bisogna essere un bravo professionista come Candida per capirlo, chiaramente, perché soprattutto con questa oscillazione anche di stati d'animo, chiaramente il lavoro è più complesso sicuramente. Dicevi una cosa bellissima, ad esempio, Candida, il discorso, che poi è un capitolo importante anche del libro, del fatto che appunto non si usa più carta e penna. Ecco, non solo i ragazzini, in realtà non si scrivono più lettere, non si fa tutto anche online, o comunque si digita sul cellulare o si scrive su una tastiera. Ecco, scrivere su carta e penna è un qualcosa che anche giova alla nostra psiche, alla nostra mente. Cosa stiamo perdendo? Ci sono dei vantaggi, e tu, giusto, quando stai scrivendo sei concentrata sullo scrivere. Col computer fai così, non c'hai tutte le lettere lì, quindi metti in moto la concentrazione. Quando sei in una riunione, scrivi, prendi il sunto di quello che stai ascoltando. La memoria, metti in moto anche la memoria, perché il cervello comunque si immagazzina tante cose. Faccio una parentesi per quanto riguarda la memoria. Chi ci ascolta anche, a chiedere a un ragazzo delle medie chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti. Che cosa fa lui? Ve lo dice? No. Prende in mano il cellulare o il computer e vi dice George Washington. Provate a fare la stessa domanda allo stesso ragazzo alle 10 di sera. Si è già dimenticato, perché non ha messo in moto la memoria. Io dico, adesso io non sono medico, l'Alzheimer, se tu non lo metti in moto questo cervello, trovi tutto pronto, va bene, è bello anche l'email. Comunque ci sono altri vantaggi che ti dirò, la creatività, perché metti qualcosa di tuo, parlo sempre del corsivo ovviamente, mentre lo stampatello è una forma di mascheramento della personalità, è una scrittura spersonalizzata, tant'è vero che quando io faccio le perizie per le lettere anonime, la persona scrive stampatello perché inconsciamente non vuole capire chi è in realtà. Però io riesco lo stesso a capire chi è la persona. La personalizzazione, il corsivo è personalizzato, lo stampatello non ha anima, non ha niente. La calma, come vi dicevo prima, io il mio libro l'ho scritto tutto a mano, tutti i miei libri, 4 libri, li ho scritti a mano, cara Giusy. Caricavo l'ansia sul foglio per poi scrivere al computer, ma anche quando rispondo alle lettori e lettrici delle testate giornalistiche. E poi la longevità, mia mamma sabato compie 95 anni, lei si ricorda tutto, mi dice: ti avevo detto, perché non me l'hai portato? Perché lei legge, scrive, fa le parole crociate, quindi permette alle persone anziane di mantenere allenato il cervello rallentando gli effetti dell'invecchiamento. Vedi quanti vantaggi ci sono, ma ce ne sono tantissimi, li troverete anche sempre nel mio libro. Assolutamente sì, ci sono davvero tantissime cose curiose, belle, interessanti, che io non rivelerò perché i nostri amici a casa devono acquistarlo e leggerlo per chi ancora non l'avesse fatto. Però un'altra cosa bellissima, per esempio, sono tutte queste firme, scritture di personaggi anche famosi. Tu hai esaminato la scrittura di personaggi della politica, del calcio, personaggi reali inglesi, presidenti, Aldo Moro, insomma di tutto e di più, da qualsiasi mondo. Se vuoi dirci qualcuno o qualche nome in particolare che magari ti ha veramente colpito o ti ha lasciato qualcosa di emotivamente forte rispetto a qualcun altro. Sì, beh, ce ne sono tanti. Poi io ci tengo a precisare, non è per esempio Mattarella che mi ha colpito, io ho analizzato l'uomo Mattarella, il Sergio, Michelangelo Buonarroti, Michelangelo, l'uomo Michelangelo, Cristoforo Colombo,
Cristoforo, sì, Mattarella mi ha colpito perché questo calibro, perché il calibro piccolo, sia di dimensione è molto chiuso, molto riservato, vive l'emozione molto forte. E poi c'era un segno molto particolare del grande dolore che ha vissuto. Sapete che è stato ucciso dalla mafia, però ci tengo a dire che mi ha colpito il mio cugino Rosario, Rosario Livatino. E quando io ho detto io vado a entrare nell'anima di mio cugino, l'emozione è stata forte. Sono stata quest'estate, sono andata in Sicilia, il mio paese Canicattì, sono andata a casa sua, e quando ho presentato questo mio libro ci siamo messi a piangere tutti. Anche adesso io ti sto parlando di Rosario, la pelle d'oca, è quello che... Io sono agrigentina, ho i brividi quanto te, perché sono agrigentina. So benissimo di cosa stiamo parlando, e quindi che dire, ho le stesse, chiaramente, anch'io sono molto emozionata, le stesse come te, è chiaro, però è parte della mia storia, della mia terra, è una parte bellissima che purtroppo... Che ci accomuna. Esatto. Quindi anche questo è un altro aspetto del libro che mi è piaciuto tanto. Grazie. Mi piacerà davvero tanto anche ai nostri amici, ci sono tantissimi personaggi, è veramente veramente bello. Ci sono anche dei personaggi legati alla cronaca nera, diciamo, no? Dei killer. Ecco, cosa si nota subito in una scrittura di una persona disturbata, di una persona pericolosa? Cioè, quando dalla scrittura si può fare qualcosa per, come dire... Prevenire l'omicidio, esattamente così. Infatti io mi batto molto su questa cosa qui, perché spesso, ultimamente, non sentiamo altro che fatti di cronaca, i figli che uccidono i genitori. Però io dalla scrittura avrei capito che c'è un disturbo di personalità. Non a caso sentiamo, ma era un bravissimo ragazzo, andava in chiesa, mi teneva alla porta quando entrava in casa. E poi invece scopriamo che non è esattamente così. Ovviamente non è compito mio dire se... Dice Bossetti, mi viene in mente Bossetti, Pacciani, se lui uccide la povera Iara. Però se c'è un disturbo di personalità lo si evince. Io, guarda, se osservate la scrittura di Pacciani, ha occupato tutto lo spazio, quindi ho un senso di soffocamento, cambia dallo stampatello al corsivo, quindi c'era tanta confusione, e lo si evince anche non facendo il mio mestiere, solo guardando lo scritto ti viene ansia, perché è una persona disturbatissima, quindi c'è dei problemi. Però ovviamente non posso dire questo fra due giorni o tre va a ammazzare, però si evince se c'è un disturbo di personalità, assolutamente sì. Ecco, in quel caso è anche importante comunque, accendere una lampadina di pericolo. Ecco, nel assolutamente. Senso che chiaramente non si va, come hai appena detto, a dire questa persona adesso chissà fa un omicidio, no. Però disturbato. Però accendere comunque una lampadina, sì, cioè cercare di capire, comunque c'è un problema, ecco, quello sì. Sicuramente. Assolutamente sì. Molto, molto carina anche la parte dove esamini la cosa che poi facciamo un po' tutti, secondo me, che è quella quando parliamo al telefono o comunque siamo distratti a fare qualcos'altro, i famosi disegnini sulla carta, no, che noi pensiamo non avere significato, invece nascondono sempre il nostro mondo interiore. Perché cosa succede? Quando siamo in una riunione o al telefono, una parte del nostro cervello ascolta l'interlocutore, l'altra parte si libera e iniziamo a fare degli scarabocchi insignificanti all'apparenza, come giustamente dici te, ma anche lì esprimiamo il mondo interiore. E quindi ci sono vari capitoli, sono anche gli animali, c'è chi fa il gatto, il cane, il serpente, e quindi... esprimiamo quello che siamo, i sentimenti, quello che stiamo vivendo in questo momento, in quel momento. E quindi è tutto così. La nostra scrittura, tutto quello che noi produciamo sulla carta, rivela comunque in qualche modo chi siamo, qualche parte di noi, qualche emozione, è sempre una rivelazione praticamente del nostro essere poi. Certo, ma volevo anche dire per quanto riguarda la firma, che questo è interessante, cos'è la firma? La firma rappresenta il nostro io sociale, spesso la firma è diversa dal testo. Cara Candida, è stata una bella intervista, no? E poi fai la tua firma. Se la firma è uguale al testo, vuol dire che tu sei uguale sia nella vita privata a testo, sia nella vita di relazione e firma. Spesso è diversa perché tu, cioè, il nostro biglietto da visita, quindi questa è la differenza che... Vedete com'è interessante, che chiunque può vedere tutti gli esempi che vi ho fatto, facilmente chiunque può verificare in un foglio.
Fantastico, Candida, davvero, davvero complimenti per il tuo lavoro, per la tua competenza, professionalità e anche per questo tuo quarto libro, davvero interessantissimo, che consiglio ai nostri amici a casa. Sei una che non sta mai ferma, hai detto, stai già lavorando a qualcosa di nuovo, vuoi darci qualche... Sto pensando al quinto libro. Non avevamo dubbi. Non avevate dubbi. Assolutamente. Aspettate che arrivo, aspettate. Sì, una piccola... Certo, noi siamo attentissimi sicuramente. Potrebbe essere sui disegni dei bambini oppure grandissimi personaggi storici molto 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 importanti, sempre dell'uomo o della donna, non presentato. Bene, bene, abbiamo già qualche... Guarda che è la prima volta che lo dico, l'ho detto a voi. Siamo felici. Esatto, e comunque ti seguiamo perché insomma davvero davvero un piacere. Grazie per essere stata con noi, Candida. Grazie per l'invito. Grazie di cuore. Grazie a te, complimenti. Ricordiamo i nostri amici a casa. Dagli scarabocchi alla firma, la grafologia rivela chi sei. Ugo Mursi, editore. Per Real Team TV, Candida Livatino. Grazie, alla prossima. Ciao, Candida. Grazie. Ciao, ragazzi. Grazie.